si può iniziare Ben contro Alexander. Non so se abbiamo già avuto in passato una sfida così, ma è stata una sfida da pay per view questa. Qui è Racing Sun, qui da Chicago, in Illinois. Dopo vedremo le parole, ascolteremo le parole di Roxxon proprio qui nella società natale. Subito solo un drop da parte del giapponese. È tanto che un giapponese non riesce comunque ad arrivare ai vertici. Si è arrivato in passato Yokomada, vinceva anche il titolo del mondo, l'unico giapponese che ha vinto il titolo del mondo in WWF. Poi insomma erano altri tempi quelli. Venna qua, attenzione, presa alle spalle, ma sempre ottima difesa. Poi è difficile perché la rimessa di spalle è molto più dell'Alexander. Guardate qua, non è forse alto 1,96 m, Alexander forse un po' più alto, però Venna è più largo di spalle, più largo un po' di tutto, bella anche di dietro. È riuscito un po', vinta ad Alexander, no, no, belli belli di Venna. Però questo Venna è davvero un osso duro e penso che per Nicholson se la sta facendo sotto, visto che cerco di annunciare un po' questo match, ma alla fine Venna non è che abbia fatto molto per meritarselo, diciamo un po' la verità. Forse cerco qua ha detto, anche se dovesse perdere il titolo TWF, io comunque ho dato lo spettacolo che i fan desiderano. Quindi se da una parte è un cerco bastardo, dall'altra possiamo anche ritenerlo comunque degno di questo ruolo, perché sta dando vita comunque a delle rivalità molto importanti, anche lo stesso C-Mark contro Flegon. Certo, match ancora non è stato ufficialmente annunciato, ma che probabilmente avremo a Daniel Sella. E il titolo internazionale probabilmente sarà messo in palio, staremo un po' a vedere. Anche quella è una sfida degna di un pay-per-view come Daniel Sella, che ha sempre riservato sin da 2 anni fa, quando è stato ufficializzato in WWF, ci ha sempre riservato grandi grandi emozioni. Ricordiamo il match tra Mancia e Remo, ricordiamo il match tra Bernie e Remo l'anno scorso, insomma match tra Stefano e Victor il titolo WWF. Attenzione, qui va vuoto Alexander, ma non va vuoto Ben forse, no, Alexander è furbo alle spalle di scivola, scivola alle spalle. Alexander un'ottima, sempre molto abile, dobbiamo dire la verità, a volte non riesce a trovare il bando della matassa, ma quando non è più l'uomo in nero ha avuto le sue chance, è diventato anche campione, però poi è rimasto poco in vetta perché secondo me ha bisogno di un manager vero e proprio. I Black Spiders sono tante serie, ma sono due che al momento non mi sanno dire molto, dunque Alexander avrebbe proprio bisogno di un manager degno secondo me. Beh, la sequenza di manovre è allucinante questa, nessuno riesce a averla meglio. Guardate qua, ancora scambi su scambi. Bella, guardate qui, ancora nessuno dei due è meglio, e stavolta Ragnestio di Alexander, un match lento, fisica di certo non è, non possiamo pretendere uno spettacolo a 5 stelle da match così, però ci stanno dando dentro i due, hanno anche un po' paura di sbagliare, diciamo un po' la verità, però ci può anche stare perché Alexander deve dimostrare di essere gufo, che non è soltanto abile, bravo a colpire le spalle, e Ben deve dimostrare di meritare quella chance, perché Cecco potrebbe anche, diciamo, certo il match è stato ufficializzato, ma potrebbe anche toglierla quella chance, comunque è meglio non scherzare con il fuoco. Attenzione qua, sganassone di Venna, uno che colpisce duro Venna, parano in Bulldog, la differenza è questa, la voglia di fare. Alexander da quando è tornato manca un po' la voglia di fare, forse ha visto la possibilità di rientrare, iniziare un po' a menarsela perché lui aveva sconvolto la WWF, però poi alla fine risultati, certo un titolo della WWF vinto con Money in the Bank, ma poi perso Spy Buster qua. Grande manovra di Alexander stavolta ottima manovra davvero, quando c'è da dirlo bisogna dirlo. Oh, e poi attenzione, Ben scaramentato contro il palo di sostegno del ring, questa è una mattanza adesso per Ben che è per abituato, allora va in
inserire lui sul braccio sinistro. Attenzione, bel dubbel. Attenzione ancora, no, niente da fare. Ottimo, ottima reazione qua. Guarda, prendere in corsa, prende una testata e una spalla destra di football, lo mette sulla terza corda. Vediamo se è una buona idea. Eh no, Alexander, un'ottima difesa. Va con il double Alexander e va ancora a vuoto come prima. Alexander, è meglio che non voli, tu sei destinato a rimanere al suolo, sei l'imperatore della terra, non dei cieli, dunque è meglio che rimani al suolo. Per fortuna Ben non è stato in grado di ribattere tutto perché Alexander aveva proprio sbagliato la misura. Però mi sembra che Ben adesso abbia ancora qualcosa in più rispetto ad Alexander. Alexander che sta un po' adagiando sugli allori, perché c'è sta faida, lo sta, secondo me da una parte lo potrà rimigliorire perché mi sarebbe fuori uno dei lottatori più interessanti al momento, però dall'altra lo rallenta, altrimenti lui alla fine non ha nulla da perdere, no? Mentre Mr. Gufo è quello che vince da una parte all'altra, se dovesse perdere dovesse arrivare. Attenzione Ben, no Ben al paletto, no Ben al paletto, non ci credo, saremo smash. Mamma mia ragazzi, mamma mia, Michael Cole qua ha fatto una faccia assurda quando ha visto Ben scaraventarsi contro Alexander. E qua per Alexander la vedo molto male. Come fa, dai? Come fa adesso? Come fa adesso? Ben, un flying elbow smash attraverso il tavolo dei commentatori. E qua penso che lo possa davvero annullare. E attenzione infatti, flashback, gli spegne la luce. Gli spegne la luce e siamo pronti a chiudere. Poison Mist, la mistura del veleno giapponese. Trital, mamma mia ragazzi, una Mandible Claw connessa con il Green Poison, con il veleno verde giapponese. Poi addirittura lo schiaccia al suolo. Potrebbe schienarlo. Uno, due, non basta. Attenzione perché Ben è pronto a chiudere. Alexander qui lo prende. Ben è più furbo, più destro Ben. No, Alexander si libera agevolmente. Bel match tra questi due. Non si stanno risparmiando di certo. Due colossi della WWF. Spira all'angolo. Alexander, Ben provava il suo rasoio giapponese, il suo bel driver, ma c'è la spinebuster. Stavolta l'ha preso, spinebuster di Alexander, ma Ben è già in piedi. Clamoroso, dai, non è possibile, Ben è già in piedi. Allora Alexander lo butta fuori. Che match ragazzi tra questi due. E poi contro le transenne. Lui comincia a lottare fuori, siamo all'esterno. Oh, colpo dritto alla nuca di Ben. Alexander allora lo ributta sul ring, due sdrietro nel ring. Attenzione, Alexander lanciato, vai dal volo, no, e Alexander ad anticipare tutto con un STO. Da vero approfittatore, da grande opportunista. I fan si stanno un po' calmando. Ben non è che sia entrato molto nel cuore, d'altronde è un red più fatto per essere un cattivo che per essere un menemino. Però molti lo ritengono comunque all'altezza di questo suo match contro Nicholson. Staremo un po' a vedere. Un match secondo me per Nicholson sarà molto più difficile che questo che quello contro Victor. Perché alla fine Ben lotta sempre perché è l'ultimo giorno. Victor Orta diceva era sicuro di poter vincere, invece alla fine è stato gabbato due volte, dai. Sì, purtroppo sono due led molto differenti, Victor e Ben. Alexander qua lo va a prendere. Oh, knee breaker. Oh, Alexander qui può chiudere il match, può davvero chiudere il match. No, lo manda fuori ancora.
succede su di Venna. Oh, Venna qua pronta a chiudere. Attenzione Alexandra, ancora lo manda fuori. Si strana questa strategia da parte di Alexandra. Oh, Venna contro il palo, mamma mia che botta. Venna prende la ricorsa, ma c'è ancora la spinbuster. E qua Venna è stato veramente annichilito. Attenzione, colpo. Venna allontanato. Vediamo qui, lo prende il drop to takedown. Attenzione, Venna potrebbe chiudere il match, ma Alexander glielo impedisce ancora una volta. Grande difesa di Alexander. Lo vorrebbe mettere nel rasoio giapponese o nella Kimura Lock, staremo un po' a vedere. Riuscirà dritto all'altro angolo. Mamma mia, c'è ancora la spia. E c'è ancora la spia. Finisce. Match molto fisico, dura da un quarto d'ora. Però mette giù Venna, lo mette giù e dentro lo strangola. Beh, di certo non tecnico Venna, però efficace. Davvero efficace, Alexander lo parla qui! Lo vuole far cedere, non ci credo! Oh, il veleno del ragno! Il veleno del ragno, Poison! Il veleno del ragno, attenzione! Venna sta per cedere, non ci credo! E infatti non è possibile! Spara il tutto! E c'è la DDT! E qui Alexander sangra, perde sangue dalla fronte. Venne esulta! E attenzione, braccio teso, di nuovo! E poi Power Slam! Mamma mia che combo da parte del giapponese! Che va a chiudere! Uno! Due! No, niente da fare, soltanto contro i due! Il three slow motion! Attenzione, Venna, bene il suo elevato, è caricato per un back suplex, manovra perfetta di Alexander, che adesso vuole chiudere il match, è il suo momento, però di nuovo lo manda fuori, un match che dura da 17-18 minuti, match bellissimo tra questi due però, sono entrambi che devono dimostrare molto la dirigenza. Da parte Venna, ricordiamo che tra 10 giorni affronterà Nicholson per il titolo TWF. Attenzione qua, bruttissimo colpo qua per Venna. D'altra parte Alexander, che è il leader dei Black Spiders e vuole trovare la retta via per il main event. Oh, attenzione. Sì, peraltro sarà una sfida inedita da Ben Nicholson all'interno della cella, poi, che renderà tutto più interessante. Siamo a 5, vediamo gli altri match della serata. Dopo questo incontro avremo il match tra Leonard ed MCW. Attenzione qui, volevo tentare una nuova sottomissione. Venna, ma Alexander para il colpo, attenzione. Bravo Venna, in rincorsa. No, niente da fare. Allora spalla a destra di football di Alexander. Ancora una serie di spallate. Dritte l'angolo. Lo calpesta addirittura, lo strangola lì al paletto, all'angoletto del ring. È un Alexander senza pietà. Ancora mandarlo fuori Venna. Te sangra molto Alexander, eh? Speriamo che questo match non finirà per punteggio fuori, che sarà veramente un peccato. Neil Breaker intanto qua. Attenzione. Oh, Alexander, non ci credo. Prende la ricorsa per la spear. Mamma mia ragazzi, che botta. E siamo a 6, non ci credo. Alexander vince così. Ma no, non ci credo. Ma non è possibile. No, riesce Alexander, stranamente. Che strano atteggiamento qui Alexander. Che ora rientra nel ring. Era soltanto per controllare le condizioni di Venna, che ora non potrà rialzarsi. Non ci credo, una spia attraverso le barricate.
qua Venna perde per conteggio fuori.